Per introdurre questa lezione, voglio mostrarvi a pagina 19 del nostro libro un'immagine che ritrae degli schiavi che venivano deportati in Europa. Questo mi consente di introdurre la lezione cominciando laddove abbiamo terminato da quella precedente. Ricorderete sicuramente che abbiamo parlato di come nel Settecento in Europa ci fu un aumento, un'inflazione, un rialzo dei prezzi, soprattutto per quanto riguardava il costo delle derrate alimentari, il cibo, e vi ho anche illustrato come in Europa comincia a diventare più ricco e più fiorente il commercio internazionale. Ma la domanda che ci poniamo subito è quali fattori permisero un miglioramento di questo commercio internazionale? Innanzitutto i trasporti. I trasporti migliorarono, soprattutto in paesi come l'Inghilterra e la Francia. Significò che gli spostamenti e le comunicazioni divennero generalmente più rapidi, più veloci, grazie all'istituzione di regolari servizi di posta che permettevano il cambio dei cavalli in ogni stazione. Vedete com'era maggiormente organizzata questa società rispetto al passato. Bisogna ricordare che in questa fase storica il commercio si sposta in parte dal Mediterraneo all'Atlantico perché si aprono nuove rotte commerciali, soprattutto in quei paesi che si affacciano sull'Oceano Atlantico, in modo particolare con i paesi del Terzo Mondo. E con queste nuove rotte commerciali, però, due fenomeni furono importantissimi in questa fase storica che dovete ricordare. Uno, la colonizzazione, l'altro, lo sfruttamento del continente americano, che conobbe una nuova accelerazione grazie anche all'aumento della popolazione, dovuto sia all'immigrazione degli europei, sia al grande numero di schiavi deportati, importati dall'Africa. E questo mi permette dunque di parlare riprendendo la mia parte introduttiva da quell'immagine che voi avete sul vostro libro. Questo fenomeno fu un commercio drammatico che raggiunse nell'Ottocento e nel Settecento in modo particolare il massimo sviluppo. I negrieri, coloro che andavano a prendere questi schiavi in Africa, partivano dai porti europei, in modo particolare quelli collocati sull'Atlantico, carichi di varie mercanzie, che poi rivendevano ai capi indigeni africani in cambio di schiavi graziati all'intero continente, nel suo interno. Gli schiavi catturati in Africa venivano poi rivenduti ai proprietari delle grandi piantagioni del Nord America, dove appunto venivano sfruttati e fatti lavorare in condizioni veramente difficili. Le navi tornavano in Europa cariche di merci che venivano rivendute con grandi, ampi profitti nei mercati europei. I profitti di questo commercio triangolare tra Europa, Africa e America segnavano una specie, vedete, di triangolo nell'Atlantico, erano molto elevati. E i traffici con le colonie divennero un elemento fondamentale nell'economia dei paesi europei più sviluppati.